Salve amici pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Ragazzi, dobbiamo concludere la preparazione e se tanto mi dà tanto, oggi dovremo andare a scegliere esattamente con chi andare al ballo di San Valentino. Non credo in questo momento, penso che qua andremo forse a fare i vestiti. Però no, sapete che ragazzi, secondo me in queste ultime due andremo a cercare i vestiti e poi proprio nell'ultima fase andiamo a cercare e a partecipare. E ora, ovviamente, in inglese. Non dire a Mrs. Spur, ma rosa era un bel colore per lei. Non ditelo a Mrs. Spur, ma insomma, stava bene rosa. Ma quello è Gazza. Sì, ok. Maledettissimi. La prima parola non mi ricordo benissimo cosa vuol dire, però insomma per tutte le alterazioni che ci sono state con il ballo, continuo a pensare che questi affari con, insomma, con molta serietà al ballo o qualcosa del genere. E lui si preoccupa del suo vestito e perché insomma vorrebbe che fosse simile a dei mantelli mess, stropicciati, non so cosa vuol dire, ma vabbè. Maledetti, maledetti, maledetti. A meno che non siamo qui ora a parlare con loro, perché qua fuori ci sono tutti i nostri amici. Ragazzi, mi sa che è qua che stiamo decidendo, perché guardate, ci sono tutti i nostri amici. C'è Barnaby laggiù in fondo, c'è Merdula, c'è Joe, dietro c'è Chiara. Come butta Rocky? Ma non mi chiamavi Rocky Balboa? No, quella era Tulip, che purtroppo non si può scegliere in questa missione, purtroppo. Ho ricevuto il tuo messaggio ed eccomi qui. Perché hai quella faccia triste? Hai salvato il ballo di San Valentino dalle grinfie della vecchia Pins. Dovresti essere felice. Ne sono felice, Tonks. Il problema è che sono stato così preso dai preparativi che non ho ancora nessuno con cui andare. Sì, però ce l'hanno chiesto tipo tutti, quindi basta dire di sì a uno. Cavolo, questo è inaspettato, Rocky. Te l'ho già detto, l'ultimo San Valentino ha avuto l'imbarazzo della scelta. Il tuo ammiratore segreto dell'altra volta non ti ha invitato? A essere sincero, mi hanno invitato diverse persone. Ecco, appunto. Lo sapevo, sei proprio popolare. Spero che qualcuno di loro sia romantico come volevi. Ma Tonks, te non mi inviti? Le persone che mi hanno invitato sono tutte fantastiche. Sì, proprio. Barnaby, vabbè. È proprio per questo il problema. Non riesco a scegliere con chi andare. Con Penny, bastava dire sia subito. È meglio che ti decida e in fretta, perché manca poco al ballo. Con tutto l'impegno che ci hai messo per organizzare la notte indimenticabile, non vorrei mica finire a passarla da solo in un angolo. Non mi stai rassicurando, Tonks. Non credo sia il suo scopo. Ti sto prendendo in giro, Rocky. Sono qui per aiutarti. Sì. Perché non mi dici chi ti ha invitato al ballo e cosa li rende speciali? Non posso anche non farlo. 3 ore non 8? 3 ore non 8? Ragazzi, praticamente tutti quelli che sono qua dentro mi hanno, in questa stanza, in questo cortile, mi hanno invitato. Quasi, lei no. Scegli il tuo cuore. L'ho letto su un biglietto di San Valentino. Che biglietto? Io vado con Tulip. Oggi è un giorno da dedicare alle amicizie. Oh, che carina. Penny è popolare, potrebbe andare con chiunque, ma ha invitato me. Voglio sapere cosa dicono di Barnaby. Barnaby mi fa sempre ridere. Sì, in un modo, però no. Badia ha un carattere passionale e la sua arte lo esprime. Sì, ok. Talbot è una persona molto riservata. Me la ama, se me l'ha detto significa che ci tiene. Sì, però cioè, è un uomo e no. Merula direbbe che la strega più potente di Hogwarts è un'ottima accompagnatrice, giusto? Andrea, grande stile, sarà stupendo. Non importa chi lo accompagnerà. Ok, però volevo leggere Chiara. Ho organizzato una sorpresa speciale per Gazza. Non perdertela. Eccola qui. Chiara fa sempre tutto il possibile per aiutare le persone e ragazzi, dirle di no sarà veramente, proprio mi spezzerà completamente il cuore. Me l'ha già spezzato quando me l'ha chiesto e ora, tragedia. Potrei divertirmi a fare qualche pasticcio con Joe. No. Beh, sei messo bene. Chiunque tu scelga non puoi sbagliare.
Invece sì, posso sbagliare. So di essere molto fortunato ad aver ricevuto tanti inviti. Io, questo abbiamo già letto, ragazzi. Un po' se c'è qualcos'altro di buono. Segui il tuo cuore, sì, d'accordo. E affido che l'energia è pixelmato.it/taquini per avere energia, gemme e taquini infiniti. Ok, ragazzi, direi che abbiamo letto tutto quanto, quindi possiamo sbrigarci. Comunque, questa Penny con questo vestito strano qua non mi convince più di tanto, eh. Cioè, nel senso che okay, forse le hanno voluto dare un po' un risalto diverso. Però, anche Merula, perché Merula non è in uniforme? Joe, vabbè, ha senso, perché è tipo fuori dalle regole, non sta alle regole. Anche Tonks, però, tipo, non dovrebbe. Però, vabbè. Ragazzi, eccoci qua. Andiamo a vedere un pochettino come concludere questa parte. Ora, presumo che in questo momento io debba poter scegliere. Ora capisco, tutte queste persone sono uniche, sarebbero tutti accompagnatori favolosi, ma posso sceglierne solo uno. Sarebbe bello, ragazzi, fatemelo sapere qua sotto cosa ne pensate, se una volta che fosse finito il gioco ci fosse data la possibilità di rigiocare ogni singola missione con delle scelte, cambiando queste scelte, per vedere cosa succede con un'altra persona. Per esempio, finiamo tutto il gioco, voglio rifare tutti i San Valentini. Però con Chiara. E mi fa fare queste cose. Sarebbe una figata, che ne dite? Silente ha detto che San Valentino è un giorno dedicato alle questioni di cuore. Prova ad ascoltare il tuo cuore e non fare caso al cervello. Chi ti dice di invitare il cuore? Ragazzi, io sceglierò. Cioè, lo sapete già. Il cuore mi dice di invitare Penny al ballo di San Valentino. Com'è carina, guardatela. Mi sono divertito con lei al ballo celestiale. In fondo, ho passato il mio primo appuntamento con lei. Abbiamo passato momenti indimenticabili lo scorso San Valentino. Hogwarts ci ha eletto ambasciatori del festival. La persona con cui voglio andare al ballo è Penny. È una decisione importante, sei sicuro sia la persona giusta da invitare? No, non ne sono sicuro perché ragazzi, voglio andare a vedere. Voglio andare a vedere che dice con Chiara. Il cuore mi dice di invitare Chiara al ballo di San Valentino. L'ho scelta in ogni occasione, ma la persona con cui voglio. Ok, quindi nel caso ci dice così. Ovviamente io sceglierò no, non sono sicuro e voglio andarci con Penny. Però volevo vedere che succedeva con l'altro dialogo. Ragazzi, vabbè, ora ve lo salto perché sì, l'abbiamo già fatto, bla bla. Sì, sono sicurissimo, voglio andarci con Penny. Sì, voglio andare al ballo di San Valentino con Penny. Sono felice che tu abbia deciso con chi andare, ma dovresti sbrigarti. Alla festa non manca molto. Corri subito a invitare la tua persona speciale al ballo. Che poi perché chiamarla la tua persona speciale? È tipo una cosa oscena a dire. Hai ragione, manca poco al ballo di San Valentino. Buona fortuna, Rocky. Che tra l'altro, manca esattamente poco. Ah, alla fine di San Valentino, anche ora che sto registrando. Penny, hai un minuto? Perché c'è tal. C'è tal. No, oh, non è che mi sta. Oh, aspetta. Ho sempre un minuto da dedicarti, Rocky. Sono felice di saperlo. Ho solo una domanda importante da farti. Sì, ma fallo senza di lui. Che è Barnaby lui, però cioè, non sta bene, ti ha invitato anche lui. Ok, se ne andiamo, ce ne andiamo. Guarda lì con la minigonna. Che cosa ti preoccupa? Niente. Sai, stavo pensando a ciò che ci siamo detti in biblioteca, di come bisogna stare con una persona che ci riscalda il cuore come una pozione appena finita, e quindi. Che ne diresti di venire al ballo di San Valentino con me? Sì, e lo ripeterei mille volte. Sì, Rocky, sì. Te lo farò dire in un altro modo, sì, in un altro momento. Mi dissocio. Sono così felice di accompagnarti al ballo che potrei urlarlo per tutto il castello. Lascia che ti accompagni, allora. Volevo anche scusarmi per averci messo così tanto a invitarti. Ho dovuto preparare il ballo e. E gli sviluppatori hanno deciso così, sono avrete sì, subito. Non c'è bisogno di scusarsi, Rocky, capisco benissimo. Inoltre, ti aspetterei in eterno. Oh, so sweet. A proposito di tempo, manca pochissimo al ballo di San Valentino. Hai ragione, e non ho ancora scelto cosa mettermi. Tu stai bene con tutto, Rocky. Oh, che smielata, mi verrebbe quasi da vomitare. Ma so che Andre piacerebbe occuparsi del tuo look. Vai a cercarlo. Vado subito a chiederglielo. Volevo dirti un'ultima cosa. Non sto nella pelle della voglia di vederti al ballo, Rocky. So che sarà una notte magica. Una notte senza sonno? Una notte in cui non si dorme?
Che sì, è la volta buona. Qua siamo al sesto anno, ragazzi. Se non erro, abbiamo 16 anni. Cavolo, facciamo un po' di. Fatto bene, spero. Anche per me, Penny. Grazie per aver accettato il mio invito. Se ne va con quelle scarpe. Che veramente no. Come butta, Rocky? Sì, mi hai già detto prima. Hai una persona speciale in cui andare al ballo? Sì, te l'ho detto prima? Sì, ora mi serve solo un completo di grande stile. E sarò pronto per vivere una serata indimenticabile al ballo di San Valentino. E quindi ragazzi, andiamo subitissimo a vedere un pochettino di concludere la parte 3, per poi domani andare finalmente a fare tutto quanto e andare al ballo di San Valentino. Mamma mamma mao. Eccoci qua. Abbiamo già gli abiti. Solo due scelte. Che tristezza. Cioè no, ma stai perdendo veramente i colpi, è bello. Ancora qualche modifica e. Oh, bene, perfetto. Non ti sei mosso, quindi non hai fatto nessuna modifica. Modestia a parte, questa è una delle mie opere migliori. Posso disturbarti un secondo, Andre? Ah, Rocky, hai un tempismo impeccabile, come sempre. Mamma mia, quello lì a destra. No, non lo so. Che cosa può fare per te oggi, Andrevu, il mago dello stile? Volevo dirti che ho chiesto a un'altra persona di andare al ballo insieme. Ma ho davvero apprezzato che tu mi abbia invitato. Sei molto gentile a dirmelo. E la persona che hai scelto è molto fortunata. Posso chiederti di chi si tratta? Ho chiesto a Penny di andare insieme al ballo di San Valentino. Avevo un presentimento sulla tua scelta, sai? Sarete adorabili. A tal proposito, come faccio a essere adorabile se non ho niente di speciale da indossare? Pensi di potermi aiutare? Sembra proprio che tu abbia un'emergenza di stile, Rocky. Certo che posso aiutarti. Per fortuna ho appena finito di cucire due completi diversi che potrebbero adattarsi al tuo profilo di stile. Entrambi questi completi non sono perfetti, ma uno di questi sarà perfetto per te. E finché non li provi, mi sarà impossibile sapere qual è la scelta giusta da fare. Vuoi che li provi ora? Mi congratulo per la deduzione che hai per la moda, Rocky. È un lavoro duro e ingrato, ma fondamentale. Vai dietro al divisorio e farò le ultime modifiche complete per farti ricalzare a pennello. E quindi saranno 8 ore di energia sicuro. No. 3 ore. Ok, ci può stare, ci può stare. È evidente che Andre è molto orgoglioso delle sue creazioni. Entrambi questi completi sono incantevoli, ma qual è il più affascinante? Non lo so, ragazzi. Chiaro, bellino, scuro. Creare vestiti è una passione che viene da cuore, che è il tema di San Valentino. Becchiamoci altra infinita energia grazie al pixelmato.it/taccuini. È incredibile guardare Andre al lavoro, vive per lo stile. Eh sì, già infatti. È più morbido di quanto pensassi, i vestiti di Andre conferiscono comfort unico. È evidente che Andre è molto orgoglioso delle sue creazioni. Mi sa che abbiamo già letto questo, non me lo ricordo, sapete? Entrambi questi completi sono più. Ok, sì, l'abbiamo già letto, non ci credo già neanche una stellina. Ho quasi finito, saranno pronti fra pochissimo. Non stai facendo nulla, stai guardando. È incredibile guardare. Sì, ragazzi, abbiamo già finito tutto. Creare vestiti è una passione che mi viene dal cuore che è il tema di San Valentino. Cioè, abbiamo letto tutto. Io veramente non ci credo. Questa qui poteva essere una missione da un'ora. Più o meno, una missione di un'ora, finiva le energie giuste. Ecco, ora aspettate, forse se cambia il dialogo qua, allora aspettate. Aspettate, magari cambia il dialogo. Indossare nuovi vestiti è un divertimento, mi risolleva subito. Ok, va bene, abbiamo cambiato qualcosa, d'accordo. Una stoffa pulita e semplice. È un tessuto che rende decoroso qualsiasi vestito. Ok, stavolta devo dire bravi sviluppatori. Più o meno. Sarò sicuramente la persona vestita meglio al ballo, se mi fai indossare questi capi di gran stile. Mi sta a pennello, come fa Andrea a farlo? Non puoi averlo provato qui. Indossare nuovi vestiti è divertentissimo. Mi risolleva subito. Ce l'hai con me, cioè io l'ho detto, ma che cosa è sta roba? Ma davvero, ma per favore, non mi diverto per nulla a fare queste cose, per nullissimo. Sarò sicuramente la persona vestita meglio al ballo. Se mi fai indossare questi capi in gran stile. Eh sì, però li ha fatti indossare anche ad altra gente, quindi. Cioè. Non è che siamo gli unici. Però va bene. E adesso, con queste qua. A parte che è finita l'energia, finalmente abbiamo preso tutte e 5 le stelline con 3, 2, 1, eccoci qua.
Per una volta ci ha azzeccato davvero. Quasi, perché l'avevo sbagliata prima. Ma ragazzi, se il gioco ce lo permette, cortesemente, raccogliamo tutto quanto e prepariamoci alla conclusione di questa avventura. Allora, Rocky, ora che hai avuto modo di provare le mie creazioni divine, ma veramente non le ho provate, che ne pensi? Hai trovato il completo vincente? Sono entrambi così stupendi che è difficile scegliere. In quanto mago dello stile, sapresti indicarmi quale dovrei scegliere? Vorrei aiutarti, ma questa decisione bisogna farla col cuore, Rocky, col tuo cuore. Quindi, tenendo a mente questo consiglio, quale completo vuoi indossare per il ballo di San Valentino? Fuoco passionale o rosa delicata? Allora, aspettate. Non lo so. Sinceramente, io credo di aver sempre fatto i vestiti scuri. Io voglio provare quello qua. Il mio cuore mi dice che questo è quello giusto. Mi piacerebbe indossarlo alla festa. Vediamo un pochettino. Ok, sembra un po' gay. Un pochino, giusto un pochino. No, ragazzi, no. Cioè, non mi ispira per niente. È troppo. Vediamo un po' questo. Proviamo un po' questo qua. Fuoco passionale. Non vale. Fa cagare anche questo, Perché fa cagare anche questo. Però quel rosino, no, quel rosino era veramente troppo pessimo. No. Sì, voglio indossare questo completo. Sì, sono sicuro. Questo è il completo che voglio tenere. Ottima scelta, Rocky. Starai una favola al ballo. Ma i miei capelli non sono i miei capelli. Perché hanno cambiato i miei capelli? Lo credi davvero? Penny rimarrà a bocca aperta. Sai, profondo tanto tempo e tante energie nei vestiti che creo. Profondo? Ok. Ma penso sempre che non siano mai completati finché la persona giusta non li indossa. Grazie per avermi aiutato a finire quest'opera di stile, Rocky. Mi hai salvato, Andre. È solo grazie a te se andrò al ballo vestito di tutto punto. Ma io quasi quasi mi metterei un altro vestito per il ballo, Spero che passerai una piacevolissima serata con Penny. I tuoi vestiti sono una garanzia. Vedrai che andrà tutto bene. E ora è giunto il momento di aprire le danze per il ballo di San Valentino di Hogwarts. Mamma, ragazzi, abbiamo completato la parte 3. Siamo pronti con la parte 4. Il ballo di San Valentino alle porte. È ora di accompagnare la tua persona speciale al grande evento. Ma quale sorpresa romantica ti avrei preparato nel dopo festa? Un assanzino, un letto comodo. Scusate. Iniziamo? No, perché ragazzi, lo andremo a fare nella prossima puntata. Qui possiamo sbirciare. Niente, perché non è addobbata nel modo giusto, molto molto male. Ma ragazzi, ci manca l'ultima parte, che è fatta di parte 1 e parte 2, che andremo a concludere tutta quanta nell'ultimo video. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mystery. Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivate la campanella. E soprattutto devo cambiarmi i capelli, perché cioè no, proprio no, per nulla. E probabilmente mi viene in mente, l'avevo fatto quando volevo aumentare il club livello 5, anche questi sono mia pessimi. Eccoli qua i miei capelli. Ora è molto meglio, perché veramente quelli lì, che cavolo è sta roba? Sono un mangiamorto. Non si fanno certe cose, mamma mia. No, andiamo a prendere i miei capelli. Pure il cappellino Babbo Natale. Pessimi. I miei capelli non si possono mai abbandonare. Ok, accetta tutto quanto e che altro dire? Lascia un mi piace, abbonati al canale, attiva la campanella, attiva tutto, fai tutte le cose belle e per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!